Ciao a tutti ragazzi, sono Letizia e bentornati a un nuovo video di Little Inner Shelf. Come vedete ho cambiato però questo video la postazione semplicemente perché devo fare qualcosa di molto veloce, quindi sono sul letto con il telefono che forse ballerà perché mi muoverò, quindi scusatemi se l'immagine, insomma se il video di oggi sarà un pochino più ballerino del solito. E oggi sono qui con voi per fare finalmente il book haul e wrap up del mese di dicembre 2016, finalmente, in cui vi mostro anche i regali che mi hanno fatto per Natale, che alla fine sono soltanto due libri, però meglio di niente. Però almeno vi mostro un book haul, cioè un wrap up molto molto folto, perché ragazzi ho letto 11 libri, 11, e sono molto molto felice. Quindi direi di cominciare subito con il book haul. Vi faccio vedere il primo libro del mese, che è questo su Miyazaki di Valeria Arnaldi, è edito dalla Ultra Shibuya, viene, se non erro, 22. E l'ho preso perché io, dovete sapere, io amo Miyazaki e ogni suo film. Giuro, li ho visti quasi tutti e li amo uno più dell'altro. Il mio preferito resta Il Castello Errante di Howl, perché è l'apoteosi dei film di questo genere, del genere anime. Io lo amo immensamente quel film. E quindi l'ho preso per questo. E perché appunto una mia amica me l'aveva parlato mesi fa, quando ero ancora in quinta superiore, e l'ho preso e ho detto deve essere mio, infatti appena l'ho trovato mio. Secondo libro che ho preso è invece Gas di Kim Holden, edito dalla Ledger Editori, se non erro viene 14,50, 14,90 scusate. È praticamente il seguito di Bright Side, sempre di Kim Holden, e il protagonista qui però è Gas, il migliore amico di Bright Side, cioè di Kate. E l'ho letto questo mese e ve ne parlo poi nel wrap up. Altro libro che ho preso, di cui vi parlo anche nel wrap up, è novembre, 9 novembre, scusate, di Colleen Hoover, edito sempre dalla Ledger Editori, se non erro anche questo viene 14,90. Scusate le campane, giustamente io essendo in piazza si sentono per bene, però vabbè, cose a parte. Ho preso poi la trilogia di Il Castello Errante di Howl, appunto, da cui Miyazaki ha tratto il film, ed è di Diana Wynne Jones. Il primo è Il Castello Errante di Howl, il secondo della trilogia è Il Castello in Aria e il terzo è La Casa per ogni dove. Cioè, vedete come sono belle queste copertine? Io non, le amo immensamente, giuro, le amo immensamente. E sono libri editi dalla K Lab e vengono tutti e tre 15 euro. Ora spero di leggere il prima possibile, li ho presi appunto perché volevo sapere di preciso, volevo conoscere di preciso la storia da cui appunto Miyazaki ha tratto il film. Ora si arriva finalmente ai due regali di Natale, per cui a proposito vi faccio gli auguri un pochino in ritardo, scusatemi tanto, però vi faccio davvero tanti auguri di Natale. Spero davvero che l'anno che verrà, insomma, domani, dopodomani, quando vedrete questo film, quando vedrete il video, spero veramente che vi porti tante cose buone, tante cose belle, perché ce le meritiamo tutti. Tornando ai libri, questo è il penultimo libro di questo mese che mi è arrivato praticamente, ed è Un anno per un giorno di Massimo Bisotti, edito dalla Mondadori, e viene 16. È un regalo, ringrazio appunto la mia amica Lisa per avermelo regalato, la ringrazio infinitamente, che mi ha detto è molto bello, quindi spero veramente piaccia anche a me. Ho notato che è una storia d'amore, quindi speriamo in bene. L'ultimo libro di cui ho visto tanto parlare in rete è un altro regalo che mi è arrivato giusto stamattina. Ed è Everything Everything di Nicola Yoon. Penso si dica così, ma non ne sono sicura, quindi scusatemi di già per la pronuncia sbagliata. Questo non so quanto venga perché non riesco a fare mai il rapporto sterline e euro. Me l'ha inviato una mia amica, Samantha, che ringrazio tantissimo e che saluto, e ho letto la trama. E lei anche me ne ha parlato benissimo, quindi non vedo l'ora di leggerlo, veramente sono curiosissima. Detto questo, direi di passare al wrap up e di farlo anche abbastanza velocemente perché devo correre oggi. Direi di partire appunto con il primo libro che ho letto, che è di un autore che mi ha appunto gentilmente chiesto di che mi ha gentilmente fornito la copia per recensirla sul blog. Infatti vi posto giù nell'info box il link della recensione. Il libro in questione è Lonely Souls, Le streghe di New Orleans di Andrea Romanato. E devo essere sincera, è stata la lettura peggiore che abbiamo fatto in questo anno. Gli ho dato un cuoricino. E vi spiego perché. La storia parla di streghe. Di streghe di una società, chiamiamola società di streghe, molto sanguinaria e molto violenta. E fin qui ci può anche stare. Perché, sapete, io amo il fantasy, sapete, lo amo, è uno dei miei generi preferiti. Quindi ero ben predisposta a questa storia per vedere come sarebbe andata a finire. Il problema è che, ad essere sincera, non mi è sembrato un lavoro molto curato. Perché si parla, è un libro di autopubblicazione, ma per questo non generalizzo e non do giudizi in alcun modo. Più che altro ho trovato un lavoro veramente poco curato, sia a livello di trama, perché la trama in sé per sé non era male,
Era molto carina come idea, il problema è che secondo me non è stata sviluppata nel giusto modo e con i giusti tempi. Stessa cosa vale per i personaggi, perché secondo me i personaggi sono stati buttati lì, a caso, senza un'adeguata descrizione psicologica. E questo mi è dispiaciuto tantissimo, perché voi lo sapete quanto io ami l'introspezione dei personaggi, quanto ami poter entrare dentro di loro nel miglior modo possibile. Tuttavia questo libro non mi ha conquistata per niente, anzi, mi faceva fatica a leggerlo, a me generalmente non fanno fatica a leggere i libri, anche se non mi piacciono. Però questo veramente mi ha fatto tanta fatica e comunque trovate meglio poi le mie osservazioni, insomma le mie opinioni, nella recensione. Secondo libro letto è stato, finalmente, Gates of Paradise di Melissa Della Cruz, cioè l'ultimo, / penultimo, libro della serie di Sangue Blu o Blue Bloods. E l'ho letto in inglese, come ripeto, in inglese è molto facile, molto semplice, si legge da 10, si legge benissimo, e è il finale, e 5 cuoricini, gli ho dato perché tutti i miei bambini mi regalano gioie, e io ero tipo... I miei bambini, mi dispiace salutarvi, ma questo è il giusto finale per tutti voi. Ero tipo, avevo i lacrimoni, ma va bene così, va benissimo così, Leti, non c'è problemi. Consigliatissima, ragazzi, ve la consiglio assolutamente, dovete leggerla appena potete, ritrovarla da qualsiasi parte, basta che la leggiate perché merita, veramente merita tantissimo, io la amo. E grazie a questa serie sì, ho iniziato a leggere, se sono io, più che altro diventata una lettrice cronica, quindi merita tantissimo questa serie. Terzo libro letto invece è stato Gas, appunto, di Kim Holden, e oh mio Dio, 5 cuoricini, le lacrime, io ho notato un miglioramento in questo libro, che è il seguito appunto di Brightside. Non vi dico la trama perché vi la spoilerò, se no non mi piace, dico soltanto che ho amato soprattutto il come l'amore, il tema portante, ma non tanto amore sentimentale, amore inteso anche come amore che lega gli amici e la famiglia, è una cosa che, vi giuro, si sente benissimo in questo libro, dalla prima all'ultima pagina, come questo sentimento leghi tutte le persone coinvolte, io giuro l'ho amato, come ho amato anche la crescita che fanno i personaggi presi in questione, descritti, perché appunto si alternano i punti di vista di Gus e della ragazza che si chiama Scout. La ragazza si chiama Scout, scusatemi, io con i nomi non sono indecente. Comunque, si alternano i punti di vista e ho amato tutto quanto, giuro, l'ho amato. Ho fatto la recensione anche di questo sul blog, ve la posto se volete dargli un'occhiata. 5 cuoricini, leggetelo, vi prego, leggetelo, è bellissimo. È semplicemente, l'ho letto in 4 giorni e nemmeno, è meraviglioso. Non riuscivo a staccarmene, giuro, non riuscivo a staccarmene, veramente, è stato bellissimo, semplicemente meraviglioso. Quarto libro letto, novembre 9 di Colleen Hoover. Novembre 9 è una storia molto particolare perché i ragazzi, i protagonisti, cioè Fallon e Ben, hanno una data particolare che li accomuna, appunto il 9 novembre, e ogni anno per 5 anni, se non erro, si incontrano, sempre il 9 novembre, e vediamo l'evolversi della loro storia d'amore e il modo in cui sono collegate le loro vite, giuro è strabiliante. Ora, dovete sapere che io... I primi libri che lessi di Colleen Hoover non mi piacquero moltissimo, cioè uno dei due sì, il secondo no. Quindi ero un po' restia a leggere altri suoi libri, come mi era successo appunto con le Confessioni del Cuore, però le Confessioni del Cuore mi è piaciuto, lo sapete. Come è piaciuto molto anche questo, di cui ho fatto anche questa recensione sul blog e ve la posto in infobox, e gli ho dato 4 cuoricini perché mi è piaciuto, non mi ha conquistata... come invece mi ha conquistato Gas di Kim Holden, però è stata una lettura molto bella e anche brevissima, saranno circa 300 pagine massimo, e si legge benissimo, io l'ho letto in un giorno e mezzo, e comunque ve la consiglio, perché è una storia molto dolce, molto intrigante, intrigante non più di tanto, perché altro avvolgente, intensa, e ve la consiglio anche perché i personaggi, ragazzi, sono... hanno del coraggio, sono veramente dei personaggi molto coraggiosi e li ho presi a modello. Devo essere sincera, li consiglio come modello, più che altro perché nonostante tutto quello che hanno passato sono ancora in piedi e li stimo tantissimo per questo, li stimo veramente veramente tanto. Altri libri che ho letto sono stati La città di sabbia, Sogni di mostri e di divinità di Lainey Taylor, per completare appunto la trilogia della Chimera di Praga di Lainey Taylor, di cui vi lascio in info box la recensione.
e 5 cuoricini e le lacrime, ragazzi, questa è la perfezione, questa storia è la perfezione, capite? Fatta a carta. La storia è originale al massimi livelli, l'introspezione è ai massimi livelli, è perfetta. Giuro, non sono riuscita a trovare un capello storto in questa storia, non ce l'ho fatta. Il finale poi è della serie, mi ha strappato il cuore proprio in modo netto, me l'ha strappato. Io sono tipo, va bene, non piangere, Leti. L'ho amato tutto, storia, personaggi, fatti alla perfezione, ragazzi. Secondo me questi personaggi sono stati bellissimi, bellissimi, giuro, io li ho amati e ve la consiglio. Se non avete ancora fatto, vi prego, leggetela, leggetela, merita tantissimo, merita tutto, veramente. È una delle serie più belle di Urban Fantasy che abbia mai letto. E cavolo, è meravigliosa, veramente è meravigliosa. Non posso dirvi altro, giuro. Non riesco a dirvi altro perché mi ha conquistata. Passando poi al prossimo libro che è meglio, se no qui mi viene a sclerare e basta su questa storia, ma semplicemente voglio dirvi che è piaciuta tantissimo come si è evoluto tutto e come è finito tutto. Passerei al prossimo libro che è Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore di Susanna Casciani, letto in un paio d'ore, perché sono 170 pagine, ragazzi. E è la storia di una coppia che si lascia. Vediamo come la ragazza, cioè Anna, affronta tutta la situazione. Perché tramite lettere lei si sfoga. Si sfoga di questo dolore che sente perché dopo anni di relazione all'improvviso si trova privata, cioè si ritrova senza la persona più importante della sua vita. E questa cosa all'inizio la distrugge, poi però la rende più forte, la rende consapevole che ci sono tantissime altre cose da fare, che se si lasciano non è la fine del mondo. E mi è piaciuta tanto la crescita che si fa, perché, che fa più che altro che compie Anna, anche perché io mi sono lasciata col mio ragazzo, anche se avrei preferito non succedesse, e quindi mi sono ritrovata moltissimo in lei e l'ho vissuta in primissima persona. E 5 cuoricini, ve lo consiglio anche perché è una lettura molto scorrevole. E poi è praticamente sotto forma di lettera, quindi è molto diretto, molto semplice lo stile, non c'è niente di troppi fronzoli, anzi, veramente mi ha lasciato senza parole questo libro. Non me l'aspettavo, ma mi ha lasciato veramente senza parole. E anche di questo ho fatto una recensione molto breve, anche perché, come vedete, il libro è brevissimo, che vi lascio in info box. Come vi lascio anche in info box, a proposito, 5 cuoricini, ragazzi. Come vi lascio in info box anche la recensione degli ultimi 4 libri che ho letto questo mese, cioè Fallen, Torment, Passion, Rapture di Lauren Kate, che compongono appunto la serie di Fallen. Ora, so che di questa serie ci sono anche altri libri companion, e so che uscirà appunto un Unforgiven il 12 gennaio 2017. Voglio leggerlo, però non l'ho considerato parte della storia principale, perché Unforgiven parla di un personaggio secondario della storia, mentre questi quattro si concentrano sulla figura di Lucinda, insomma, che è la protagonista. Gli altri invece sono libri companion che forse leggerò se ho tempo e voglia, perché ho tanti altri libri da leggere. Yes! Comunque, la storia in questione è un urban fantasy a cui ho dato 5 cuoricini. Si parla di angeli in un modo veramente, ragazzi, che mi è piaciuto tanto. Devo essere sincera, la trama è pazzesca, la trama è fantastica, ragazzi. Fin dall'inizio è misteriosa. C'è Luz, la protagonista appunto, che si ritrova in un centro di rieducazione perché si è trovata coinvolta nella morte di un ragazzo che conosceva. Solo che lei ha una spiegazione per questo. Il problema è che nessuno le crede, anzi tutti, non tutti, però i dottori la considerano non pazza, però con dei piccoli problemi a livello mentale, quindi per questo la mandano in questo centro correzionale per migliorare la sua salute mentale, tra virgolette. E in questa scuola, in questo centro, lei conosce Daniel, che si rivela essere molto più di un semplice ragazzo, come quasi tutti gli altri ragazzi con cui Lucinda entra in contatto. E da questo, diciamo, da questo gruppo che si forma si viene a creare tutta la storia, si conoscono tutte le fila, tutto ciò che è successo, tutto ciò che. Il perché sono tutti legati tra loro. Io giuro, il finale, non me lo sarei. Il finale, diciamo che me l'aspettavo. Come finiva, me l'aspettavo. E vi giuro, tutte le volte che ho letto, che leggevo, mentre leggevo,
Avevo delle idee e ogni volta queste idee si rivelavano esatte, ero tipo lì, oh mio Dio, che cosa bellissima! Perché dovete sapere, questo libro è, non è lo sclero, ma giuro, prende, dalla prima all'ultima pagina prende, anche perché lo stile è fluido, scorrevolissimo, si legge che è una meraviglia, giuro, si legge che è una meraviglia. L'ho amato, veramente, a livello di stile e a livello di trama, perché la trama è, lo ripeto, è fantastica, mi è piaciuto tutto. L'unica cosa che mi è piaciuta un pochino meno, a poco, è il fatto che Lucinda, nei primi libri, è soltanto una lagna. È una lagna e ho fatto fatica ad apprezzarla. Nei secondi due libri, quindi Passion e in Rapture, migliora. Migliora moltissimo, cresce e diventa non un'eroina con carattere, però... migliora, sicuramente migliora tantissimo e l'ho apprezzato questo miglioramento. E come ho detto, gli ho dato 5 cuoricini, vi lascio le recensioni in info box e come promesso l'ho fatto il più breve possibile perché devo veramente andare e vi ringrazio per tutto, siete 180 iscritti, io vi ringrazio tantissimo, vi amo immensamente, ancora vi auguro buon Natale, buon anno perché ve lo meritate, ce lo meritiamo tutti. Noi ci sentiamo il presto, spero, oddio, presto, diciamo che spero, con più che altro perché ho gli esami adesso, da gennaio mi cominciano gli esami all'università, quindi non so quanto leggerò, spero di leggere qualcosa, cosa non lo so, però spero di leggere qualcosina, sicuramente dall'anno prossimo in poi troverete tanti manga qui sul canale, non vi preoccupate, troverete tanti manga. Detto questo, grazie ancora di tutto ragazzi, buone vacanze, buon anno ancora, grazie di tutto davvero, ci sentiamo presto, un bacio, ciao! Ciao ciao ciao. Giustamente mi sono dimenticata di parlare di manga che ho letto in questo mese e che ho comprato. Quindi il wrap up di manga sono 3 e sono il 26esimo volume di Arrivare a te, edito dalla Star Comics e viene 4,30. Poi il 20esimo volume invece di Ali di K, sempre edito dalla Star Comics, sempre 4,30. E poi il primo di Clover in Love, che è edito invece dalla Planet Manga ed è viene 4,50. Allora, questo giuro mi ha fatto sclerare tantissimo perché finalmente si va avanti con la storia. Anche questo uguale, questo c'è un profondissimo cambiamento di due personaggi nel rapporto tra due personaggi che ho amato tantissimo. Veramente mi piace tanto, questo uguale, questo è molto dolcioso. È stato veramente un capitolo molto carino che io ho amato, tipo lì, oh, finalmente qualche cambiamento in entrambi i manga. Questo qui invece è il primo di questa nuova storia che è di 4 capitoli, grazie al cielo lo scrivono qui, grazie. È una storia dolcissima, veramente è la tenerezza questa storia, perché se l'avanti la prima cotta, sempre in ambito ovviamente scolastico, io rigorosamente scolastico, non c'è perso, non mi smuovo di lì, con gli shoujo difficilmente cambio genere, però vabbè. E veramente i disegni sono bellissimi, ora non vi cerco qualche tavola senza spoiler, perché veramente i disegni mi sono piaciuti tantissimo, ecco. Cioè, guardate, vi prego, guardate la bellezza di questi disegni. Lei, guardate com'è bella lei. Anche lui è un gran figo, vabbè. Quello, i manga per me, tanti sono fighi di ragazzi i manga, quindi è difficile, non mi piacciono i protagonisti maschili. Però vabbè. Quindi, niente. Dopo questo PS e dopo la mia sbadataggine, ti complimenti. Quindi vi auguro nuovamente tutto. Di nuovo, buon anno, buon Natale, davvero, sono seria. Comunque sono seria. E vi ringrazio ancora più profondo del cuore perché siete 180, per me siete tanti, anche se so che a livello di iscritti di YouTube è uno sputo, ma vi adoro, grazie ancora, ciao, 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 ciao.